adesso vediamo che qui accanto a Lizza un personaggio unico, un personaggio che da solo rappresenta il paese, come suggerisco da tutti, non ha bisogno di presentazioni, di modelli si anima. Grazie, molto buono, buonasera a tutti, certo di essere veloci. Grazie per l'applauso che dedico a tutta la banda e al presentatore. Festeggiamenti di San Bartolomeo 2019. Dopo aver fatto le prove per festeggiare il santo patrono, la nostra banda ci fa dono di un bel concerto musicale che speriamo di apprezzare in modo speciale. In questo piccolo paese sempre belle musicali sorprese da parte della banda comunale, che ha una gamma eccezionale di attività musicali che forse non ha eguali. In questa bella manifestazione di rivolgere auguri di buona festa o l'occasione e di salutare tutti, ma in modo particolare Giampi, che sempre vuole presenziare. Giampi che sempre vuole presenziare quando c'è la banda a suonare e gli piace ascoltare attentamente per poi salutare contento il presidente. Un applauso caloroso va a questo gruppo musicale strepitoso, con l'augurio di buona serata e che la banda anche stasera sia apprezzata. Va a Giorgio Raseo, che l'anno scorso ci ha lasciati. Lui vari strumenti aveva suonati in diversi gruppi musicali ed ora in cielo è tra i musicisti speciali. Grazie di cuore, signore, diciamo grazie a te. E prima di iniziare il nostro concerto vorremmo solo ancora ringraziare gli amici della banda San Giacomo di Candelo, che questa sera sono venuti qui, sono gemellati con noi, coadiuvati dal loro presidente Massimo Comello. Ecco, grazie a voi che siete venuti, è sempre un piacere per noi sapere che c'è questa unione. Allora, ricordo solo che la nostra banda, nata nel 1893, promuove la cultura musicale rivolgendosi soprattutto ai giovani e abbiamo all'attivo corsi musicali con oltre 150 iscritti complessivi. Chi fosse interessato può contattarci a fine serata, in quanto a settembre è prevista una giornata per poter conoscere corsi, strumenti ed insegnanti della Casa della Musica. Poi, come ha già anticipato il nostro sindaco Alessandro Galliano, è l'ultima volta che il maestro Marco Scassa dirige la nostra banda, quindi lo ringraziamo con un super mega applauso. E vi chiediamo, se è emozionato come la prima volta. Che differenza c'è dalla prima esibizione all'ultima? Va bene, ha detto che non si ricorda, ma secondo me se lo ricorda benissimo la prima volta, la prima volta da parte è indimenticabile. Va bene, comunque prima della fine della serata scopriremo il nuovo maestro. Certamente Marco non se ne va, rimane a suonare insieme alla banda come strumentista e si occuperà invece della Yama Banda, la formazione giovanile della nostra associazione.